Per il secondo anno consecutivo la scuola media Balzico di Cava dei Tireni dà il benvenuto ai giovani studenti del primo anno con una simpatica ed istruttiva manifestazione, la festa dell'accoglienza. I genitori e gli insegnanti delle elementari accompagnano i loro ex studenti al primo giorno di scuola e li consegnano al preside ed ai loro nuovi insegnanti. Un incontro didattico, ma non solo. Ad attendere le matricole infatti anche i trombonieri senatore, per un tuffo nella storia cittadina e con i quali durante l'anno, attraverso il progetto internazionale Comenius, avranno uno scambio culturale con diverse nazioni europee. Vogliamo organizzare una serra didattica per gli alunni della nostra scuola e anche per gli alunni del circondario. Soprattutto per mostrarla e per fare delle attività con i nostri ospiti che ci verranno a fare visita nell'ambito del progetto Comenius del periodo tra aprile e marzo. È un progetto a livello internazionale che prevede la partecipazione e scambi di visite anche culturali a livello scolastico di Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Turchia e ovviamente Italia. I trombonieri partecipano ovviamente a tutte le nostre attività, ai corsi, ai nostri ragazzi. Teniamo tantissimo alla formazione dei nostri giovani e per farli avvicinare al mondo folcloristico culturale cavese. Noi è per il secondo anno che collaboriamo con la scuola Balzico perché proprio riallacciandoci al discorso dello scambio internazionale nel progetto Comenius possa fare in modo che la nostra cultura, la nostra storia possa valicare finalmente i limiti nazionali. E quindi noi saremo sempre vicini e saremo sempre pronti a qualsiasi esigenza sia della scuola Balzico che di tutto il territorio cavese. Nell'ambito del progetto, oltre a quanto hanno già detto loro, vorrei ricordare che a fine mese avremo un incontro con un poeta. I nostri ragazzi saranno, come dire, indotti a conoscere anche la natura attraverso la poesia. Quindi in quell'occasione avremo un'altra bella manifestazione in cui coniugheremo l'amore per la natura con la poesia e la letteratura e la conoscenza delle culture internazionali.